Ci sono molti modi per leggere e interpretare Candida, l'opera scritta 100 anni fa da George Bernard Shaw, un testo appartenente al repertorio del cosiddetto teatro delle idee dell'autore inglese. Tuttavia c'è una chiave di lettura che, a patto di non essere banalizzata, tocca una realtà umana, cui femminile riscontrabile a dispetto di ogni teorema intellettuale. La donna del titolo, Candida, si trova di fronte ad una scelta e ad avere dubbi, fra una vita da trascorrere con un partner serio e maturo o in alternativa con un giovane aitante e disinvolto corteggiatore. La ragione, fatta anche di profonda solidarietà, è in lotta con la piacevolezza naturale di un'esistenza a due. Candida, messa alle strette, non deciderà in base al proprio tornaconto, ma valuterà chi dei due uomini ha più bisogno di lei. Questa favola contemporanea, anche se scritta un secolo fa dal grande Shaw, ha debuttato al Teatro Liceo di Roma con l'attenta regia di Luigi Squarsina. Ne sono interpreti Marina Malfatti, Mino Bellei, Armando Bandini, Enrico Dusio e Stefania Graziosi.